In vista ci sono 3.000 licenziamenti per i lavoratori della manutenzione e della progettazione autostradale, almeno stando a quanto prevede la nuova legge sugli appalti pubblici che impedisce alle società che fino ad oggi hanno operato sulle autostrade di proseguire la propria attività. Per questo i lavoratori arrivati anche da Rimini, Ancona, Pesaro ed Ortona hanno scelto di presidiare il casello di Città Sant'Angelo della 14 per dire no ai licenziamenti ma anche a strade insicure per gli utenti. C'è tutta una serie di ribassi, quindi tutte le ditte ormai sono strangolate, a partire dalla Pavimental, con cui scioperiamo oggi, con 4 manifestazioni in tutta Italia. E vogliamo precisare che anche l'Abruzzo ha queste grosse problematiche, anche con la Spea Engineering e tutto il comparto della Gaudio della parte di sopra del nord Italia. Purtroppo i lavoratori sono proprio strangolati da questa situazione e abbiamo paura per tanti licenziamenti che potremmo avere anche da domani mattina. Cosa cambia con il codice degli appalti, con il nuovo codice degli appalti? Praticamente vogliono togliere l'affidamento diretto a queste ditte e concedere quindi a gare d'appalto altre ditte che saranno meno concorrenziali di questa sicuramente. In materia di sicurezza e altro sicuramente non saranno come la Pavimental. Nel caso specifico della Pavimental, che sono i lavoratori qui oggi scioperano, significa non avere i lavori necessari per coprire tutto l'anno. Da qui si evince una cosa molto semplice, che l'azienda è costretta, se non ha più appalti dove poter lavorare, ridurre il personale e quindi siamo qui a scioperare perché ci sono 3.000 posti di lavoro che probabilmente da settembre in avanti saranno in forte criticità. È possibile recuperare questa situazione? Ma diciamo che il primo effetto di questa mobilitazione ha prodotto che venerdì prossimo abbiamo un incontro a Roma con il ministro Calenda. In quella sede si dovrebbe iniziare a discutere su quelle che sono le possibili soluzioni a un problema di questa natura.